Benvenuti nel mio canale. Oggi torniamo con un video sulle auto provando questa C3 Arcross Blu HD 100 cavalli fil, la versione diesel. Questa macchina ha un baule variabile perché ha i sedili posteriori che si possono portare in avanti e indietro e viene catalogata come crossover barra SUV in quanto con il grip control ci permette di fare un po' di fuoristrada leggero. La linea, come vedete, è la classica delle ultime Citroen, quindi la Berlingola, la C3 e via dicendo. Sotto il paraurti abbiamo delle protezioni per fare leggero fuoristrada e qui abbiamo la versione con i cerchi in lega da 17, il tetto bianco e le maniglie nere, specchietti che si chiudono col telecomando, illuminati anche nella parte posteriore. Vetri oscurati nella parte posteriore. Andiamo a vederla dentro. Dentro abbiamo il nostro volante multifunzione, un cassettino abbastanza piccolo, il grip control sotto la plancia, un portatelefono e poi abbiamo le bocchette dell'aria che richiamano la parte frontale con questo rettangolino qui, che non si muoverà, muoveremo solo le alette in plastica. Carine le maniglie, colore argento, quelle per aprire internamente. Comodo il bracciolo ben rivestito e un po' piccola la tasca che ci consente di portare solo una bottiglia e alcuni oggetti. Però non abbiamo tanti spazi su questa Citroen per mettere le cose come farebbe pensare il modello. Volante comodo da maneggiare, veramente comodo. Di qua abbiamo i quattro comandi, un po' scomodo, il comando degli specchietti che ha questa levetta per abilitare e sbloccare. Sedili rivestiti bene, tengono bene il corpo in curva. Veramente quella striscia che vedete è personalizzabile. Freno a mano stile Panda, cambio comodo da azionare, solo la prima per chi non è abituato sembra di andare veramente troppo avanti. Qui abbiamo l'aiuto in discesa che ci aiuta a rallentare la macchina. Qui possiamo mettere il nostro accendisigari, l'USB. Abbiamo questa dock che ci permette di tenere il telefono e a pagamento si può usare anche un rivestimento charger per caricare il nostro telefono. Il telecomando ha la chiave per chiudere e aprire. Qui abbiamo una specie di mensola dove appoggiare le cose, che ci permette di non farle cadere. Cassettino organizzato, ma a mio parere piccolo, soprattutto su un'auto che dovrebbe essere tra virgolette per la famiglia. Specchietto interno monocromatico, permette di non essere abbagliati con la notte con i fari delle altre macchine. Qui abbiamo la chiamata d'emergenza, la chiamata per SOS Citroen e ci indica se qualcuno ha la cintura slacciata e poi le luci. Qui abbiamo lo specchietto non illuminato ma con portatessera sia per il passeggero che per il guidatore. Nella parte posteriore troviamo sulla console centrale un accendisigari, la portiera più o meno come davanti. La comodità che vi dicevo di quest'auto è che i sedili possono scorrere per lasciare più spazio al baule o alle gambe in base alle nostre esigenze. Capiente, come vi dicevo, parte esterna con i fari 3D della Citroen, stemma nero, vetro oscurato abbastanza piccolo il lunotto, però non si fatica a vedere da dentro. Questo qua è il baule, vedete, abbassando il sedile centrale avremo anche un portabottiglie, un tavolino. Abbiamo il falso ripiano, quindi possiamo andare ad alzarlo. E il baule diventerà ancora più alto, una modalità che ormai ha in tutte le macchine, vedete. Togliendo questo pezzo, il baule sarà più ampio. Andiamo a vedere. Ecco qui, davanti abbiamo il sensore che ci avvisa se cambiamo corsia. Con un beep vi faccio vedere due esempi.
Il motore, come vi dicevo, è un 1.6 diesel, già Euro 6, versione 2.0. Per cambiare le lampadine abbiamo abbastanza spazio, vedete, un motore comunque ben organizzato. Quest'auto è dotata del grip control e abbiamo la modalità neve, la modalità fango, la modalità sabbia, l'ESP disattivato e quello normale. Questo ci permette di fare un leggero fuoristrada. Qui abbiamo il controllo della velocità in discesa. Una delle parti più interessanti che è questo schermo che comanda le funzioni dell'aria condizionata, della radio, mirroring, Android Auto e radio DAB. Ecco la radio, vedete, qui possiamo scegliere la modalità che vogliamo, o l'USB o il Bluetooth, quindi fa anche lo streaming via Bluetooth, vedete, adesso è collegato al mio telefono. Questa versione è il navigatore, che è a pagamento di solito. Qui possiamo regolare le nostre ventole per l'aria condizionata, qui possiamo fare le chiamate con la nostra tastiera, e questa è la schermata che vi dicevo con Apple CarPlay, Mirrorling, Android Auto, cosa che purtroppo non riesco a provare in quanto l'USB è rotta. Sempre da questi menu possiamo impostare alcune funzioni dell'auto, come i fari direzionali, l'accensione temporanea dei fani a macchina spenta, illuminazione d'accoglienza, possiamo anche il comfort. Il tergicristallo quando facciamo la retro, se piove, si attiverà in automatico. Qui abbiamo l'Active Safe Brake, l'allarme stanchezza e la visualizzazione. Quindi possiamo andare a regolare queste cose dell'auto. Ecco qui. Adesso possiamo andare a modificare i colori del tema. Vedete, c'è il brown, lo yellow, il blu e il red. Ok, possiamo scegliere le impostazioni per la musica. Andare a mettere la luminosità, se spegnere lo schermo, modificare insomma un po' le impostazioni. Vedete, qui possiamo mettere i bassi, gli alti, che tipo di musica vogliamo sentire, se ci piacciono più la musica pro, usiamo quello, dove mettere l'audio, se centrarlo o meno, il volume quando di default, la suoneria, quando lo accendiamo, che suoneria vogliamo, e come vi dicevo, spegnere lo schermo. Ok. Qui possiamo cliccare per andare velocemente sul clima e sulle altre impostazioni. Adesso non abbiamo il wifi purtroppo. Qui ci porta la schermata del Bluetooth. E questo è quanto. In definitiva, questa macchina è comoda sia per le giovani coppie, per chi la usa come auto vacanza, è molto divertente da guidare, sull'asfalto non si sentono buche, è livellata abbastanza bene e questo permette anche di fare un leggero fuoristrada. Come spazio interno stanno comodamente 4 persone. Il baule è uno dei più ampi per la categoria, calcolando anche le dimensioni esterne. È una macchina che può fare concorrenza benissimo alla 500L, con cui condivide anche più o meno il prezzo. È una macchina sicuramente con cui vi farete notare, innovativa, con un design che a me piace.